Appassionati di calcio dilettantistico, ben ritrovati. Il nostro consueto appuntamento per raccontarvi di come si stanno preparando le tante squadre che seguiamo da vicino a questa nuova stagione. Naturalmente sta recitando un ruolo importante una squadra che si chiama Olympic Rossanese 1909. Stiamo seguendo tutte le tappe di questa formazione e veramente ci sono tante sorprese che stanno facendo venire l'acquolina in bocca ai tanti tifosi che speriamo affolleranno lo Stefano Rizzo in questa stagione. Siamo nel campionato di promozione Girone A. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, ossia il presidente Francesco Galati, grazie per la sua partecipazione, e il direttore Enzo Rago. Grazie per essere qui. Grazie a te per l'invito. Allora, naturalmente stiamo parlando di quello che è un campionato che tra poco comincerà e che vedrà Rossano, ora capisco, andare a fari spenti, ma credo che si possa parlare di una squadra che si sta costruendo con grande attenzione perché si vuole recitare un ruolo importante. Allora, con il dirigente Rago, sicuramente questa squadra sta avendo una chiara identità per essere livellata verso l'alto in classifica. Sì, il nostro intento era ed è quello, creare un gruppo, una squadra che possa fare bella figura nei piani alti. Su indicazione di mister Pacino noi ci siamo mossi in base alle sue esigenze, non solo tecniche ma anche caratteriali. Come ben sai, il gruppo è la base. E noi per questo motivo abbiamo preso dei calciatori che facciano soprattutto la differenza, oltre che dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista di gruppo. Allora, con il presidente Galati, prego prendere il microfono, stiamo parlando ormai di questa squadra. L'anno scorso era il Città di Rossano, abbiamo notato e ricordato sempre il suo entusiasmo, la voglia di curare anche i dettagli, una società da vivere a 360 gradi. I tifosi sono con voi, la Brigata Bizantina era presente a quell'incontro, alla delegazione comunale, alla presentazione di questa nuova società, e ci sono stati tanti acquisti. State lavorando quante ore al giorno? Bella domanda. Qua stiamo lavorando ininterrottamente perché insomma esiste anche, ognuno di noi ha una vita, quindi bisogna poi cercare di recuperare dei momenti che restano sempre meno, insomma sono sempre più rari, e quindi cerchiamo di fare qualcosina, ma quando c'è la passione si fa con piacere. Io avendo il termometro anche di quello che succede in questo territorio, credo che questa squadra stia attirando parecchie attenzioni, perché comunque gli ultimi colpi di mercato sono stati molto importanti. Ci vuole raccontare magari anche qualche aneddoto, qualche firma strappata magari a qualche ora inusuale? Allora, questi aneddoti ce ne sono tanti. Il direttore, ogni tanto scherziamo che insomma presto possa rischiare il divorzio, perché mi ricordo una firma con Ramun e Petrone alle due di notte da Diamante, è tornato a casa che erano le 3:30, alle 4. Insomma, abbiamo lavorato, non ci siamo risparmiati. Spero che questo i tifosi l'apprezzino, perché io una cosa ho promesso in conferenza stampa, che ci avremmo messo il cuore. Questo penso che non ce lo possa negare nessuno. Allora, sono arrivati dei giocatori importanti, l'elenco è lungo, li abbiamo più volte annunciati sia in TV che sui social. Ci sono tanti giocatori che stanno facendo bene, qualche ritorno eccellente, un po' ricordavo anche scritto nel corso della presentazione i cori per Ramunno, che è stato un grande ex, che è ritornato con grande entusiasmo. Ci sono tanti giocatori che stanno già infiammando il pubblico. Ora qui abbiamo anche un attimo, secondo me, forse sbagliato nella composizione dello studio, sì, perché c'è una sedia vuota. No, questa è una sedia piena, perché in realtà questa è una sciarpa della Brigata Bizantina che vogliamo avere sempre vicino a noi. Guarda, ti posso dire, visto che mi hai chiesto un aneddoto, noi in questo periodo stiamo avendo più richieste di giocatori per venire da noi che mai. Cioè, è una cosa incredibile. C'è un entusiasmo a tal punto che insomma riceviamo chiamate dai giocatori per essere ingaggiati, ma giocatori, visto che abbiamo preso dei profili di alto livello, giocatori dell'eccellenza, quindi giocatori di categorie superiori, penso che questo abbia creato entusiasmo non solo tra i tifosi, ma anche si sia capito nell'ambiente che tipo di campionato abbiamo intenzione di fare. Ma per esempio, se un giocatore è stato abituato a fare la differenza in Serie D, a vincere il campionato di eccellenza,
aggiungiamoci pure che magari è nato a Rossano. Sì. Potrebbe essere un identikit di un giocatore magari. Guarda, da prendere. Assolutamente, quello va preso, assolutamente. Ma mi permetto di fare un piccolo... diciamo... Sì, ma scusa, adesso i telespettatori, chi ci guarda vuole sapere, ma questi qua che hanno preso? Lo svelo tu, non la fare troppo lunga. No, un po' di suspense ci vuole. Io ora voglio solo fare una piccola premessa. Noi abbiamo detto che proclami non ne vogliamo fare, io insisto su questa linea qua, perché alla fine parlerà il campo. Però abbiamo detto che abbiamo intenzione di prendere giocatori bravi, e qualcuno bravino l'abbiamo preso. E quello che andiamo a presentare stasera, diciamo che è bravino, diciamo che ha fatto una scelta di vita, e questo ci fa onore, perché è un giocatore che ha mercato nel campionato di interregionale, quindi è un onore averlo qui con noi. E insomma, io lo presento a questo punto. A questo punto manca solo la presentazione. Abbiamo l'onore quest'anno di avere con noi Vito Zangaro. Allora, ecco qua, questa è una presentazione un po' inusuale, ci siamo trovati da interpellare i dirigenti e il presidente a presentare un giocatore, quindi insomma sicuramente qualcosa di speciale. Allora, per gli appassionati di calcio, le presentazioni di calcio dilettantistico e non solo, le presentazioni sono inutili. Io ho voluto, innanzitutto, benvenuto qui nei nostri studi, e ho voluto subito sottolineare il fatto che sei un figlio di Rossano, un figlio della Rossanese, sei cresciuto con questa maglia e poi ti sei fatto valere in altre formazioni, su tutto il Montalto, l'isola Caporizzuto. Allora, hai appena vinto il campionato di eccellenza, sposi questa causa nella squadra della tua città, una scelta anche di cuore. Sì, buonasera, innanzitutto una scelta di cuore. Innanzitutto ringrazio la società che mi ha permesso di ritornare a Rossano. Una scelta non facile, però sono contento della scelta che ho fatto sicuramente. Niente, la voglia è stata pensare a quei momenti quando ero ragazzino che giocavo lì, quella voglia, i tifosi, quelle emozioni che giocando qualche partita l'ho fatta, girando Calabria, un po' d'Italia diciamo, però quell'emozione che mi ha dato Rossano è sempre rimasta nel cuore, e quest'anno sono felice di rivedere quei momenti che ho passato. Allora, io mi ricordo diciamo della tua esplosione, nel senso che comunque tutti si sorprendevano per il tuo modo di giocare, perché è un modo di giocare fantasioso, punti sulla velocità, a volte anche l'avversario veramente lo mette in difficoltà con il tuo continuo comunque aggredire gli spazi e trovare anche la via del gol. Ora, hai sicuramente ragionato su questa offerta, perché comunque ne hai avute tante altre, e secondo me adesso ti abbiamo chiesto di mettere la vibrazione al cellulare, ma secondo me ancora qualcuno sta chiamando. Sicuramente è stata una scelta di cuore, però c'è anche un bel gruppo di compagni, ritrovi tanti giocatori che secondo me veramente non sono da promozione. Infatti voglio ringraziare sempre la società, che per Rossano parlo, perché mi sento rossanese, e quindi ringrazio la società per la squadra che sta attrezzando, che cerca di fare qualcosa di buono per Rossano. So che faranno il campo, stanno preparando una squadra, poi toccherà a noi sul campo far parlare il campo. Allora, ci sono tutti gli ingredienti per fare qualcosa di buono e ritornare dove merita Rossano, diciamo. Allora, se puoi cedere un attimo la parola al presidente. Allora, presidente, io sicuramente hai avuto l'onore di presentare un signor giocatore oggi. Sì, qui. Penso che queste fortune qua non capitino spesso nella vita. Io ci tengo a precisare una cosa, a onore della scelta del ragazzo e per quello che insomma è successo. Lui l'anno scorso scelse di scendere di categoria, scegliendo un progetto vincente, che è quello dell'isola Caporizzuto, se non sbaglio, proprio perché credeva nel progetto. Io ci tengo a precisare che Vito ha 28 anni, nel pieno della carriera, quindi non stiamo parlando di tante volte capita prendere dei giocatori a fine carriera o finiti e che scelgono di scendere di categoria. Questo è un segnale che il ragazzo crede fortemente nel progetto che stiamo facendo. Non viene qui per fare la promozione, per vivacchiare, ma viene qui perché ha sposato un progetto. Quindi parliamo di un giocatore che ha grossissimo mercato ancora nel campionato interregionale, quindi questo ci fa onore ancora di più.
Io volevo a questo punto anche per far vedere che avevo studiato, perché qualcosa avevo sentito. Ha 28 anni ed è nato il 5 maggio dell'89, visto come sono preparato. Quindi insomma me lo ricordo perché mi è sempre appassionato come calciatore. Ora sarà un piacere raccontare le sue gesta. Direttore, questo colpo sicuramente è stato uno di quelli più, non dico emozionanti, perché secondo me le vere emozioni poi sono i gol all'ultimo minuto, le grandi soddisfazioni, gli esodi della tifoseria. Perché so che la Brigata Bizantina si sta impegnando per essere presente in campo e fuori, però sicuramente è un colpo importante. Ma vogliamo parlare anche di questa squadra, magari raccontare degli ultimi colpi anche per i tifosi che magari non seguono quotidianamente. Sì, diciamo che con tutto rispetto per quelli che abbiamo già preso, Vito rappresenta non la ciliegina, ma la torta posta sulla ciliegina. È stato qualcosa di particolare, devo dire inaspettato sotto certi punti di vista. Cosa dire della squadra? Noi abbiamo cercato, come diceva prima il presidente, abbiamo fatto delle trattative nel cuore della notte, quindi viaggiando di qua e di là, lavorando 25 ore su 24, trattative fantastiche con professionisti, questa è una cosa molto importante, che hanno sposato in pieno il nostro progetto, un progetto che ci deve vedere al di sopra di tutti, sempre tenendo i piedi per terra, questo è molto importante. Che dire, Vito ha fatto una scelta, mi permetto di dirlo io perché Vito, preso da questa cosa, l'ha fatto soprattutto per la Brigata Bizantina. Questo è quello che ci ha detto più volte, oltre che per la società. E questo ci riempie d'orgoglio perché il tifoso, l'ultra, è molto attaccato alla nostra maglia e soprattutto a Vito. Questa è una cosa molto, molto importante. Abbiamo già svelato quindi la prima dedica, sicuramente il primo gol secondo me sarà per la Brigata Bizantina. Allora, io credo che veramente si sta costruendo un progetto molto serio che è partito già la scorsa stagione e ci sono state tante belle soddisfazioni. Allora, concludiamo con il presidente, il giocatore ormai l'abbiamo sentito, farà parlare sicuramente il campo. Allora, è stata anche secondo me una prova di compattezza societaria, perché questa società, diciamoci la verità, l'anno scorso Città di Rossano, inedita, e avete fatto le cose molto bene. Quest'anno Olympic Rossanese, poche settimane di vita, questo nuovo corso, già ingressi societari, nuovi sponsor e nuovi giocatori. Assolutamente sì, io ci tengo a ricordare l'ingresso di Natale Le Fosse che mi accompagnerà quest'anno Alla alla presidenza. presidenza, che insomma questo è un sintomo di come sia, di come possa essere l'atmosfera. Io già, ripeto, in conferenza stampa avevo accennato a un discorso di ampliamento societario che non è ancora finito. Quindi ci saranno ulteriori ingressi sia tra la dirigenza che a livello di sponsorizzazioni e speriamo di fare un altro paio di regali ai tifosi. Allora, io arrivato a questo punto non so più cosa dire perché veramente questa squadra non finisce mai di stupire. Comunque, adesso battute a parte, noi naturalmente l'anno scorso l'abbiamo seguita ovunque e ovunque poi alla fine arrivavano i tifosi, quindi insomma è stata veramente una cosa particolare da sottolineare. Io volevo a questo punto ringraziare il dirigente Rago, ringraziare Vito Zangaro, grazie per la tua partecipazione qui e in bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro al Crepi presidente lupo. Galati. Allora, grazie a tutti quanti voi. Questa volta è stata una puntata un po' particolare, anche con questa sorpresa, una presentazione nel corso di una nostra trasmissione, una cosa inedita. Comunque, in bocca al lupo e buon lavoro all'Olympic Rossanese 1909.